piccolo? La prima o la seconda? Con l'assassino. Buonasera. Ma stranamente durante questa serata ho avuto dei momenti di ottimismo, ma devo dire purtroppo, avendo ascoltato gli ultimi due interventi, che anche questa serata è stata inutile. Il problema del centro-sinistra è: per vincere bisogna saltare due, tre o quattro generazioni. Berlusconi fa il pieno del suo elettorato, parla alla pancia degli elettori del centrodestra, naturalmente i voti non se li guadagna, se li compra attraverso le sue televisioni, attraverso per esempio dei personaggi che non sono comici come la sinistra pensa, per esempio Fede non è un personaggio comico, non è nemmeno drammatico, è un personaggio violento come c'erano gli squadristi negli anni 50. Come c'erano gli squadristi negli anni 50, 60 che picchiavano in testa, letteralmente, così lui metaforicamente picchia in testa alle persone che guardano le televisioni. Però sono rimasto molto dispiaciuto sentendo gli ultimi due interventi e sono stato contento di aver assistito alla nascita del nuovo leader dell'Ulivo, il professore di Firenze, il geografo. Però dico che negli ultimi due interventi di Fassino e Rutelli, che scarso rispetto per le opinioni delle elettrici e degli elettori. Nei precedenti interventi si chiedeva un minimo di autocritica rispetto alle scelte di questi ultimi anni, rispetto alla timidezza, rispetto alla moderazione, rispetto al non saper più parlare alla testa, all'anima e al cuore delle persone. Mentre invece la burocrazia che sta alle mie spalle non ha capito nulla di questa serata. Noi, mi dispiace dirlo, ma con questo tipo di dirigenti non vinceremo mai. Mi dispiace molto, perché io continuerò a votare per l'Ulivo e... Scusa un momento. E Fassino, Rutelli e altre persone hanno ricordato l'enorme maggioranza che questo centrodestra tutto italiano, barbaro, ha. Ma questa enorme maggioranza, non dico la vittoria, ma questa enorme maggioranza gliel'ha data l'Ulivo facendo l'altro anno una campagna elettorale timidissima, non cercando l'unità. È il loro mestiere, io non riesco a parlare con Rifondazione Comunista, non ci riesco, è più forte di me, ma il loro mestiere è fare politica, è cercare di presentarsi insieme a Di Pietro, insieme a Rifondazione Comunista, insieme ad altri partiti. Insomma, facciamo che questa serata non sia stata proprio inutile. Volevo salutare il signor Tafazzi, è stato un piacere conoscere il signor Tafazzi, complimenti, Tafazzi, è quello che si martella le palle da solo. No, ma così li perdiamo ancora. Scusa,